Ciao a tutti, oggi sono qua per rispondere a una domanda molto molto frequente, ovvero come affronto i momenti di solitudine, che cosa faccio quando mi sento sola? È una domanda che mi state facendo da quando praticamente mi sono trasferita, sono andata a vivere da sola in una città nuova in cui non conoscevo nessuno e dall'anno scorso a oggi la situazione è cambiata molto, quindi ho deciso finalmente di fare un video del genere per poter condividere con voi quello che ho fatto per sentirmi un po' più sicura e soprattutto meno sola. Premetto che sono una persona introversa e abbastanza timida, quindi i momenti in cui sono da sola non li vivo sempre come un'angoscia, una disperazione, oh mio Dio, sono da sola al mondo, perché in realtà ho bisogno di tempo lontana dalle altre persone, ho bisogno di tempo dove sono io e per me, per diciamo ricaricare le energie. Non mi dispiace stare con gli altri, non mi dispiace avere un po' di compagnia, ma non mi dispiace nemmeno stare per conto mio. Ho bisogno dei miei tempi, dei miei spazi, quindi non tutti i momenti da sola per me sono momenti di solitudine in questo senso. I momenti di solitudine per me sono quei momenti in cui sono sola fisicamente, ma mi sento sola anche, tra virgolette, mentalmente, ovvero sento di non avere nessuno con cui potermi rapportare, con cui poter parlare, e soprattutto all'inizio, quando mi sono trasferita appunto in una città nuova, mi sentivo tanto tanto sola. Quindi, soprattutto all'inizio, quando non conoscevo ancora nessuno, era abbastanza tosto per me, perché come si fa a fare amicizia quando ti trasferisci in un nuovo posto e non conosce nessuno? Io ho avuto la grande fortuna di in realtà essere in contatto con alcune persone, diciamo, del luogo, perché grazie comunque a YouTube, a Instagram, comunque a CBiz The Way, sono in contatto con tante persone da tante parti diverse, quindi il mio lavoro online mi ha permesso sicuramente, mi ha facilitata da questo punto di vista, perché mi ha messo in contatto con diverse persone che poi dall'online ho avuto modo e piacere di conoscere anche dal vivo. Però, come dicevo, per me la solitudine non è soltanto essere fisicamente da soli, e nei momenti in cui mi sentivo veramente, tra virgolette, sola al mondo, soprattutto in casa, quello che mi ha aiutata tanto è stato dedicarmi al lavoro, agli hobby, alle cose comunque che mi facevano stare bene, che mi facevano sentire come se non stessi perdendo tempo, come se stessi investendo le mie energie e il mio tempo in qualche cosa di costruttivo, di motivante, creativo. Concretamente per me è stato, ad esempio, aprire lo shop, CBiz The Way Shop, dedicarmi a qualche cosa che volevo fare da tempo, ma in cui non mi ero mai veramente buttata, e quindi ho iniziato a fare candele, a fare tè, sono messa e impegnata tantissimo in un progetto che mi tenesse occupata non solo mentalmente, ma proprio anche fisicamente. E in generale tutto ciò che riguarda comunque il creare, ad esempio anche arredare gli angolini di casa, quello che ho potuto, cercare di arrangiarmi, di fare le cose da me. Molte volte magari vedo qualche cosa, un'idea e cerco di riproporla a modo mio. Stessa cosa ad esempio per la cucina, quindi quello che ho fatto io, soprattutto i primi tempi quando ero sola, è stato dedicarmi a me stessa e a qualche cosa di creativo e anche manuale, in modo da tenermi impegnata su più livelli, diciamo. E questo non solo mi ha aiutata a sentirmi meno sola, a sentirmi diciamo più serena, ma mi ha aiutata anche da un altro punto di vista, perché quello che facevo era diciamo concretamente utile, soprattutto per quanto riguarda la cura della casa, la cucina, eccetera, eccetera. Non facevo qualcosa soltanto di bello per me stessa che mi aiutasse a sentirmi meno sola e un po' più sicura e serena, ma facevo qualcosa di utile anche, che so, per il mio corpo, perché comunque mangiare è necessario, oppure stare in un ambiente ordinato, pulito, che rispecchi la mia creatività, la mia personalità, mi aiuta veramente tanto. Un'altra cosa che mi ha aiutato molto, soprattutto i primi tempi,
è stato sentirmi con la famiglia o con le amiche. Infatti, solo perché magari ho cambiato città e mi sono spostata, le amicizie comunque che avevo in precedenza si sono mantenute, un po' perché ho comunque delle amicizie, diciamo, a distanza e un po' perché al giorno d'oggi è molto facile rimanere in contatto con le persone, è molto facile sentirsi per messaggio, chiamarsi, mandarsi magari messaggi vocali, che è un po' meno impegnativo, diciamo, della chiamata, però ti permette di tenere un contatto, secondo me, un po' più personale e intimo con una persona rispetto soltanto al messaggio scritto. Anche la possibilità di fare, ad esempio, videochiamate ai primi tempi, ma anche ad oggi con meno frequenza, però chiamo spesso, videochiamo a casa per vedere magari i gattoni, per vedere come stanno i miei nei momenti in cui, boh, magari mi sento demotivata, mi sento sola, mi sento triste, sapere di poter contare comunque sulla mia famiglia, vuol dire tanto, sembra una piccola cosa ma vuol dire tanto poterli anche solo vedere cosa fanno da mangiare o io magari mostro loro che cosa faccio da mangiare, vedere i gattoni e vedere che reagiscono alla mia voce quando mi sentono, sono quelle piccole cose che veramente possono cambiare la giornata e che a me hanno sempre aiutato tanto. Nel caso in cui magari per lavoro, università, quindi studio, eccetera, vi doveste trovare in una situazione in cui andate a vivere per conto vostro completamente da soli, in realtà soli soli non siete, perché come vi dicevo potete contare comunque sulla vostra famiglia e sui vostri amici. Solo perché vi spostate fisicamente da un posto all'altro non significa che queste relazioni debbano chiudersi. Ci vuole impegno, forse un impegno anche maggiore rispetto all'amicizia, diciamo, di persona, no? Quando puoi incontrarti di persona con una persona. di persona, vabbè. Quando c'è della distanza, forse c'è da lavorare un po' di più, però se volete bene a qualcuno, non è una cosa che poi vi pesa. E poi, soprattutto, i primi tempi può aiutarvi a sentirvi meno soli. La differenza, secondo me, la fa non tanto il conoscere qualcuno fisicamente, avere dei contatti proprio nel luogo in cui vivete. Ma sapere di poter contare su qualcuno anche se a distanza e soprattutto porsi in uno stato mentale diverso, perché quando siete consapevoli comunque di poter fare affidamento su qualcuno, di avere la vostra famiglia, i vostri amici, il vostro ragazzo, oppure quando sapete che comunque siete in un certo posto per lavoro o per studio, quindi pensate ai vostri obiettivi finali, al fatto che anche se in questo momento è un po' difficile e magari non da subito riuscite a fare amicizia con qualcuno o a sentirvi proprio a vostro agio, a sentirvi a casa, dovete però guardare avanti a quello che vi aspetta, all'obiettivo, diciamo, finale. E quindi porvi in uno stato mentale, diciamo, diverso, in cui non vi focalizzate esclusivamente sull'adesso che vi sentite in questo modo, ma sul fatto che quello che state facendo adesso non è tempo perso, non è qualcosa che andrà a incidere in maniera negativa alla vostra vita, perché comunque se siete in un posto in un dato momento è per il vostro futuro, per un progetto, per qualcosa che vi piace, per cui vale la pena. I momenti no, i momenti in cui ci si sente soli capitano anche a quelle persone che magari vivono ancora con la propria famiglia, nel luogo in cui sono nati, cresciuti, in cui hanno tutti gli amici. Proprio perché, come vi dicevo, secondo me il sentirsi soli non deriva sempre dall'essere soli fisicamente. Personalmente mi ha aiutato tanto parlare di quello che sentivo con le persone con cui mi sentivo di parlare, principalmente il mio compagno, perché comunque lo conosco da 12 anni, quindi abbiamo un certo rapporto di fiducia, di rispetto. Anche se non sempre riusciamo a capirci al 100%, ci proviamo e ci sosteniamo a vicenda. Però un rapporto del genere lo si può avere benissimo anche con i propri amici o con i propri genitori. Il parlare, cercare di dar voce al modo in cui vi sentite, non vi deve spaventare, non vi dovete sentire diversi o strani se vi sentite in un certo modo, ma cercare di esprimerlo a voce
o se magari in un momento non avete nessuno con cui parlare, cercare di scriverlo e quindi di buttare fuori quello che sentite, secondo me può aiutarvi molto a capire di più come siete e a capire meglio anche che cosa fare per poter stare meglio. Se avete vissuto un'esperienza più o meno simile, mi raccomando, fatemelo sapere qua sotto nei commenti in modo da poter condividere appunto più esperienze diverse, dare più consigli possibili a chi si sente solo o è in un momento in cui soffre particolarmente la solitudine. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!